Isola d'Elba, terzo fine settimana di ottobre, esterno giorno, pomeriggio inoltrato, ma qui fa ancora caldo. Non vi fate trarre in inganno dal mio abbigliamento che prevede di andare avanti nella serata. Qui fortunatamente la gente ancora riesce a trovare un angolo di giornata per andare al mare. E qui è arrivata la grande carovana della mountain bike per la classica di fine stagione, almeno in Toscana, che si chiama Conquistadores Cup. Siamo a Porto Azzurro, lo ricordiamo ancora una volta. Perché Conquistadores? Perché questa influenza spagnola? Perché qui nel XVI secolo arrivarono proprio in questo porto. Gli spagnoli misero tracce importantissime della loro cultura e della dominazione. Due grandi fortezze delimitano l'accesso alla baia di Porto Azzurro, che allora si chiamava Porto Longone. Da qualche tempo l'Isola d'Elba non è più Legend Cup soltanto, non c'è soltanto la gara di Capolivri, ma c'è anche questa gara di Porto Azzurro che propone nuovi percorsi, nuove angolazioni per far godere questi panorami unici dell'Isola d'Elba e anche un contenuto tecnico molto spettacolare, con la presenza fortunatamente anche di grandi campioni. Trovandoci a Porto Azzurro non potevamo fermarci in questo angolo della piazza insieme con Francesco Casagrande, perché pensavamo insieme a lui proprio a quasi 30 anni fa, 1993, quando il Giro d'Italia fece la sua partenza, la prima tappa, tra l'altro era il primo anno della gestione Mediaset del Giro d'Italia, quindi ci fu una grandissima scenografia proprio da qui, da Porto Azzurro. Che ricordi hai di quei giorni? Eri al tuo, credo, secondo anno da professionista, il primo con la Mercatone 1. Sì, era praticamente il primo anno ufficiale con la Mercatone, ero primo Giro d'Italia, quindi è stato veramente emozionante, perché dall'Isola d'Elba, essendo toscano, quindi è stato veramente un ricordo che sembra ora, invece è già passato tanti anni. E quello ci preoccupa un po'. Veniste tutti in ritiro un po' prima, mi ricordo, in quei giorni, perché proprio perché c'era da preparare la partenza con due semitappe del Giro d'Italia, ci fu un afflusso di corridori provenienti praticamente da tutto il mondo nei giorni che precedevano lo start. Cosa ti ricordi di quello? Sì, mi ricordo che eravamo tra l'altro qui all'Hotel International e sì, siamo venuti circa tre giorni prima, perché il percorso era molto insidioso, semitappa la mattina, cronometro pomeriggio, e quindi era da visionare un po' tutto curva su curva. Niente, mi ricordo fu una tappa molto dura, perché già la mattina andò fuori 7-8 corridori fuori tempo massimo, e niente, mi ricordo ho preso la maglia del GPM, Marciana Alta, e poi il pomeriggio ho fatto settimo nella cronometro a Portoferraio. Da quel giorno ne sono passate tante, è passata tanta acqua sotto i ponti, è passata qualche maglia rosa, qualche grande classica del nord, e poi è arrivata la mountain bike. Cosa significa per te esserti trasferito in questo mondo così diverso da quello del ciclismo professionistico su strada? Sì, veramente, se a quell'epoca pensavo di tornare qui quasi dopo 30 anni per la gara mountain bike, veramente non passava nella mia testa. Invece siamo ancora qui a divertirci, passando ora quasi, sono più di 10 anni che frequento la mountain bike, e anno dopo anno mi ha sempre più entusiasmato, preso e tantissimo. Andiamo a contestualizzare sull'Isola d'Elba e su Porto Azzurro. Ormai la gara di Porto Azzurro, appunto la Conquistadores Cup, è diventata la classica di fine stagione, che va un po' come dire, a completare lo spettacolo che l'Isola d'Elba regala al mondo della mountain bike attraverso la Legend Cup. Un evento grandissimo, un piccolo evento se vogliamo collaterale, ma anche questo con tutto il suo fascino. Sì, sono venuto volentieri qui dopo il vostro invito, perché sta gara mi mancava a Porto Azzurro, quindi fine stagione, ma i posti per la mountain bike qui sono sempre bellissimi, quindi ci sono venuto volentieri e già oggi in prova ho notato un bel percorso. Obiettivi per domani? Si potrebbe concludere la stagione con una bella vittoria? Ah dai, la condizione è ancora buona, nonostante tutte le domeniche siamo lì a faticare, comunque speriamo. Vediamo un po' i concorrenti, ci sono vari ragazzi forti, quindi sarà una bella lotta. Grazie Francesco, in bocca al lupo. Grazie. Daniele Menzi domani parte con il numero 1 a Porto Azzurro alla Conquistadores. Che ricordo hai della gara dell'anno scorso?
Beh, sicuramente è un bel ricordo, l'anno scorso l'ho vinta, quindi non posso essere che contento e tenere un bel ricordo. Come arrivi quest'anno alla finale di stagione? Ma diciamo che quest'anno ci arrivo un po' diversamente dall'anno scorso. Dopo il mondiale a 20 settembre ho staccato completamente e quindi la mia condizione adesso è leggermente in calo, però comunque siamo motivati perché comunque siamo qua con una squadra forte, c'è l'Elia che sta molto bene, anche il Valdrighi, e quindi sicuramente daremo del filo da torcere agli avversari. Cos'è successo a Stefano Conzi? Lasciamo perdere, eravamo a provare il percorso e un errore, diciamo, ho avuto un piccolo inconveniente. La Conquistadores Cup ci dà l'occasione per rincontrare Simone Velasco. Simone Velasco tanti anni fa è partito proprio dalla sua Isola d'Elba, ovviamente con la mountain bike, e oggi è un professionista su strada. Quest'anno due bellissime vittorie, una grandissima stagione e delle prospettive importantissime. Sei soddisfatto del tuo 2019? Ma sì, sicuramente il 2019 è stato l'anno di riscatto. Sono tornato a correre sui livelli a cui ero abituato nelle categorie precedenti. Dopo qualche stagione un po' difficile, dai, siamo ritrovati ed è bello tornare qua all'Elba sempre quando c'è un evento del genere. Fa sempre piacere un'organizzazione così e quindi prendervi parte anche mi riempie d'orgoglio. Hai iniziato la stagione a braccia alzate al Trofeo La Iguellia, ti aspetta un'esperienza molto importante all'estero, ma domani proverai a fare corsa di testa? Ma domani parto per divertirmi come prima cosa e come tra l'altro faccio anche sempre anche su strada, perché senza divertimento non si va da nessuna parte. Poi c'è sicuramente chi è più accreditato di me in queste corse. Io proverò comunque a dar battaglia perché il tigno dell'atleta ce l'ho sempre e mi piace primeggiare, quindi proveremo a dare il massimo di sicuro. Ti divertirai sicuramente, sai bene che tutti gli elbani ti seguiranno e ti faranno il tifo, in bocca al lupo. Di sicuro, grazie mille. Allora, siamo sul nostro posto di lavoro, perché siamo coloro che romperanno le scatole per tutto il giorno con la loro voce agli spettatori della Conquistadores Cup. Infatti accanto a me c'è Tiziano Cristoforo, che è la voce ormai ufficiale della mountain bike toscana e non solo, che da qualche tempo frequenta anche l'Isola d'Elba. Credo con piacere, dopo la Legend c'è la Conquistadores. Sì, è una bella gara, sicuramente qui ci sono le potenzialità per crescere, un evento già che quest'anno è cresciuto molto e insomma si vedeva oggi una bella piazza colorata, tanti amici della mountain bike, prima siamo andati anche sul percorso, amici insomma dal Trentino, amici un po' da tutta Italia, quindi questo fa pensare che qui ci sono le basi per avere un bel progetto, una bella crescita soprattutto. Ecco, la prospettiva è quella di fare di questa gara la classica di fine stagione. Il tempo ci ha un po' tradito perché guardate, vi assicuro, fino a giovedì c'era gente in spiaggia che faceva il bagno. Potrebbe darsi che domattina con un colpo di teatro, grazie al vento, le nuvole spazzino via tutto il maltempo e qualcuno riesca a andare in spiaggia. La gara sarà però molto complicata. Abbiamo visto domenica scorsa a Montalcino alcuni atleti veramente in formissima. Chi è secondo te che può pretendere, può aspirare alla vittoria domani? Allora, chi si presenta qui, anche se è l'ultima di stagione, sicuramente vorrà che vendere cara la pelle. Lo squadrone ha sortito, insomma, perché già la storia ci insegna che ha fatto bene, è la Sudal. Sicuramente mi posso aspettare un Daniele Menzi che esce un po' dalla Gran Fondo del Brunello, non è uscito, diciamo, con quello che sicuramente era il suo obiettivo. C'è stata la vittoria di Elia Favilli, sempre stesso team, quindi una vittoria di squadra, una vittoria per questo team. Però sicuramente Daniele Menzi me l'aspetto, insomma, un po' come lo scorso anno, un po' da favorito, anche perché parte con il numero uno, quindi un numero importante. Ci sia consentito un caro saluto a Stefano Gonzi, il team manager della squadra di Daniele Menzi, che purtroppo con una caduta si è un po' rovinato la gara vacanza all'Isola d'Elba. In bocca al lupo, vinca il migliore domattina. Qualche istante prima della partenza con Marco Galletti, ideatore e organizzatore della Conquistadores Cup. Fra poco la tua espressione, speriamo quantomeno, si distenderà, perché quando saranno tutti in gara sarà il momento in cui tu avrai finito di correre. C'è soddisfazione, gran numero di iscritti, una bella giornata, grande entusiasmo.
Detto bene, è circa una settimana che corriamo come dannati. E i numeri ci hanno dato ragione, dallo scorso anno abbiamo più che raddoppiato, siamo sui 400 partecipanti alla nostra manifestazione e questo ci dà motivo di lavorare sempre di più per migliorarci ogni anno. Una grande risposta di Porto Azzurro sotto tutti i punti di vista, locali aperti, entusiasmo in piazza, gente in giro, credo che chi abita qui possa essere soddisfatto di questo evento. Sì, il nostro obiettivo è proprio questo, cercare di allungare la stagione e finalmente sia i commercianti, gli albergatori, i negozi e tutte le strutture turistiche ci stanno seguendo. E l'obiettivo era proprio quello, perché dobbiamo far trovare un paese vivo a tutti gli ospiti che coronano la nostra manifestazione. Obiettivo ripetere tutto questo a marzo, quando ci sarà il grande appuntamento del 2020, la gara di campionato d'inverno di Trofeo Centro Italia giovanile. Sì, questo sarà un grandissimo appuntamento. Come avete visto ieri, abbiamo ideato una giornata di sport e di divertimento proprio per i più piccoli, perché una delle prerogative era proprio quella. Quando facciamo divertire loro, facciamo divertire tutta la famiglia. Quindi penso anche in quello di aver centrato uno degli obiettivi. Grazie, in bocca al lupo. Crepi. Allora 5, 4, 3, 2, 1. Buona conquista dalle scappa. L'applauso del pubblico. We'll be right back.
Luzzi del...
meglio sul traghetto. Elia Favilli, che salutiamo e che veramente ci complimentiamo con lui, soprattutto perché è stata una grandissima gara, una gara tattica. Non avevi uno scarso alle ruote, avevi Francesco Casagrande, che credo abbia provato ad andarsene qualche volta, ma tu veramente sei stato sempre davanti. Come è andata? Sì, Nando è, penso sia l'avversario più temibile. Sapevo che oggi lo dovevo tenere d'occhio e siamo rimasti in due, siamo dati battaglia per tutta la gara e alla fine ho avuto la meglio io, però diciamo che mi ha tirato il collo tutto il giorno. Credo che tu possa essere soddisfatto di questo finale di stagione. A chi dedichi questa vittoria? Ma questa vittoria la dedico alla mia famiglia, che mi stanno sempre vicino e mi supportano in tutto. Grazie, complimenti, l'applauso di Porto Azzurro a Elia Favilli, vincitore. Nando, come l'ho chiamato giustamente Elia. Francesco Casagrande ha messo a segno un'altra grande gara. Porca miseria, troppi secondi posti quest'anno, Francesco. Come è andato? Dai, bene, vai, per me bene. Sto trovando un Favilli molto, molto in forma. Anche oggi andava forte, niente. Eravamo un po' quasi alla pari, solamente da ultimo lui aveva forse un cappellino più di energia e sulla scalinata è entrato con mezza bici prima, poi ha girato la curva, io ero in rimonta, ma è veloce anche lui e niente, complimenti a Lia. Due annotazioni tecniche sul percorso. Dove era possibile secondo te fare la differenza? Ma diciamo che tutti i strappi, un chilometro, tutto da rilanciare, molto tecnico, quindi era il ritmo più che altro che veniva fatto, quindi chi non teneva il ritmo mollava. In ogni caso complimenti a Francesco Casagrande. Porto Azzurro, l'Isola d'Elba ti dicono grazie per aver nobilitato con la tua presenza questa grande gara. Francesco Casagrande, applauso. Simone Velasco con una bella faccia sporca come non vedevamo da tempo, dai tempi della mountain bike eroica. Lo ricordo un giorno arrabbiatissimo a Montalcino a rincorrere dopo aver sbagliato percorso gli atleti che lo precedevano. Oggi lo ritroviamo, prestigioso atleta del ciclismo professionistico su strada, che è venuto a sporcarsi la faccia, le ruote e le mani sui terreni di gara della sua Isola d'Elba. Come è andata oggi, Simone? A me piace sbagliare percorso, perché anche oggi, nonostante stando all'Elba, sono riuscito a sbagliare lo stesso. Comunque non ho perso quasi niente, quindi sì, è stato un piacere ritornare a correre sulle ruote grasse qua all'Isola d'Elba, e è già la seconda volta quest'anno. Quando posso ci sono sempre, mi fa piacere che gli organizzatori si prodighino a fare degli eventi del genere qua sull'isola, perché il potenziale l'abbiamo e spero che la cosa si possa riproporre in futuro e crescere anche di livello. Grazie, la tua stagione prestigiosissima finisce qui? Ma sì, anche ora, perché ho iniziato a gennaio in Argentina, ora inizio ad essere decisamente stanco. Posso chiederti quanti chilometri hai fatto quest'anno? Guarda, ho fatto più di 30.000 chilometri e 80 giorni di corsa senza fare un grande giro, quindi il fisico inizia a risentirne. Ora è ora di staccare la spina, riposarsi un bel mesetto e poi focalizzarsi sulla nuova stagione, che sarà una stagione sicuramente decisiva per consacrarsi ad alti livelli. Grazie, ci seguiremo come sempre. Signori, l'applauso di Porto Azzurro e dell'Isola d'Elba per Simone Velasco. Allora Chiara, innanzitutto complimenti, perché arrivare così sorridente e tranquilla in fondo a una gara direi impegnativa come la Conquistadores sì. Cup è veramente indice di grande condizione da parte tua. Come ti sei trovata? A me è piaciuto tantissimo il percorso, me ne avevo sempre sentito parlare e per venire a farla veramente ci avevo fatto tribulare tanto. E sono soddisfatissima, il percorso mi è piaciuto tanto, il posto è incantevole, io ogni volta che vengo all'Elba mi innamoro.
e quindi sono molto contenta di come è andata. Siamo felici di tutti questi complimenti, ne saranno felici soprattutto gli organizzatori. Qual è stato il momento in cui hai capito che saresti stata da sola sul traguardo? Io finché non passo sotto all'arrivo non dico mai niente, perché può sempre esserci l'imprevisto, quindi io ho dato il massimo e è andata bene. È andata piuttosto bene. L'applauso di Porto Azzurro a Chiara Burato, vincitrice della gara femminile. Ti preghiamo di restare nei paraggi, perché fra qualche istante, appena saranno arrivate le altre due componenti del podio, andremo alla Flower Ceremony. Grazie Chiara. Così va là. Marco Galletti, lo stesso sorriso che avevi alla partenza nel vedere quel meraviglioso serpentone multicolore e tutti quegli atleti, ce l'ha adesso al termine di una gara estremamente spettacolare e direi una gara fortunata dal punto di vista organizzativo, perché sul percorso siete stati esemplari. Sì, prima di tutto siamo contenti che è andato tutto bene, non ci sono stati grossi problemi sul percorso, quindi diciamo la prima cosa è questa. E a sentire dalle prime impressioni sono tutti contenti sia del tracciato che dell'assistenza logistica lungo il percorso, quindi insomma siamo contenti per come sta andando la gara. Esame superato, quindi anche in previsione di un 2020 molto importante per il vostro gruppo iniziativo, il 1 marzo un importantissimo evento a livello giovanile e poi la prossima edizione della Conquistadores. Sì, come si diceva prima, ci teniamo molto a far divertire i bambini, perché loro sono l'animo, il cuore che ci lega e che ci dà la forza di andare avanti. Quindi sarà un grandissimo appuntamento, come sempre ci faremo trovare pronti, anche se per noi è una novità in quel senso, perché un conto far correre delle persone adulte, un conto lavorare sui bambini. E poi niente, ci sono già delle novità in programma per il prossimo anno e stiamo lavorando su quello, sia su un tracciato sia sulla logistica, quindi non ci annoieremo di certo. Grazie e complimenti per come sono andate le cose. Grazie, grazie a voi, grazie a tutti i volontari lungo il percorso, grazie a tutte le persone che si sono adoperate per far sì che questa manifestazione riuscisse al 100%. Grazie davvero. Mi chiamo Michele Favaloro, sono titolare dell'azienda FM Bike, produco bici ormai da 15 anni e soprattutto per passione, per voglia di fare e per innovazione. Io i telai li costruisco con le mie mani, da zero, non esiste niente. Prendo i tubi, li freso, li accoppio, li imbastisco in base alla antropometria della persona e realizzo un prodotto unico. Molti atleti vengono da me per essere posizionati in sella, per costruire insieme la loro bicicletta futura. Ho la materia prima, ho i tessuti di carbonio, le tubazioni d'alluminio, ho la resina. Io per ogni persona costruisco la sua bici. Il telaio è per sempre. La bici è forever. Thank you.
tuo impegno merita il meglio. Etic Sport, sempre un passo avanti.